Nello scorso video abbiamo terminato la parte introduttiva relativa alle leggi Kirchhoff. Abbiamo visto il teorema fondamentale della topologia delle reti e poi abbiamo visto come si trovano le maglie indipendenti con il metodo del taglio. Ora, anche se adesso non ci ritorno, non vi preoccupate perché sostanzialmente utilizzeremo questi concetti così tante volte nell'utilizzo delle leggi Kirchhoff che sicuramente vi rimarranno impresse. Inoltre, faremo una vera e propria esercitazione relativa a questi concetti. Io sto aspettando a fare l'esercitazione, questo perché voglio farvi vedere come si utilizzano le G-Kirchhoff in modo tale che nell'esercitazione risolveremo dei veri e propri circuiti tramite le G-Kirchhoff e vedremo tutti i concetti, metodo del taglio per trovare maglie indipendenti, eccetera, eccetera. Allora, le G-Kirchhoff. Oh, vi dico già adesso che le leggi di Kirchhoff sono fondamentali, quindi se non conoscete le leggi di Kirchhoff, l'esame non lo passate, molto probabilmente perché per risolvere un circuito dovete applicare sicuramente da qualche parte, dopo le dovute semplificazioni, le leggi di Kirchhoff, quindi non avete speranza, dovete saperle. In realtà sono la prima è molto semplice, la seconda concettualmente facile, però è un po' complicata da applicare perché molto spesso ci si sbaglia con i segni. Vedrò di darvi un procedimento standard che vi permetta di svolgere, di applicare al meglio le G-Kirchhoff e vediamo anche di capirne il ragionamento, in modo tale che se il professore vi chiede di fare una cosa diversa non vi imbrogliate. Ok. Vediamo la prima legge di Kirchhoff, quindi prima legge di Kirchhoff, che è quella più facile. Sicuramente qualcuno di voi la conosce, la conoscono tutti, e sicuramente saprete già applicarla. Prima legge di Kirchhoff, si chiama anche, si può chiamare in due modi, si chiama anche legge ai nodi, quindi legge ai nodi. Oppure la potete trovare scritta LCK, che sta per Law, Current, Kirchhoff. Quindi la legge alle correnti di Kirchhoff. Allora, intanto come già potete osservare, questa si chiama legge ai nodi. Perché? Perché questa legge si applica ai nodi. Quindi già abbiamo scoperto da dove arrivano quelle n-1 equazioni ai nodi? Arrivano dalla prima legge di Kirchhoff. Vi ricordo quelle n-1 sarebbe le n-1 equazioni che arrivano dalla formula del teorema fondamentale del calcolo delle reti. L'abbiamo già visto prima. Ok, cosa ci dice la prima legge di Kirchhoff? Ovviamente inutile che scrivo, ve la dico a voce e ve la scrivete voi. Che cosa dice la prima legge di Kirchhoff? La prima legge di Kirchhoff ci dice che dato un circuito elettrico in un nodo, qualsiasi il circuito elettrico, quindi in tutti i nodi, in un nodo, ammesso che non ci siano accumuli o perdite di carica, in quel nodo, in ogni nodo diciamo, quindi in un nodo, la somma algebrica delle correnti è uguale a zero. Quindi, in ogni nodo, quindi lo scrivi in ogni nodo, ammesso che non ci siano accumuli o perdite di carica, la somma algebrica delle correnti, quindi di I è uguale a zero. La somma algebrica delle correnti è uguale a zero in ogni nodo. Vediamo di capirla meglio. Ovviamente I che va da 1 a n sarebbe il numero di correnti in quel nodo, ovviamente. Ok. Questa è la corrente, va bene. Vediamo un attimo cosa vuol dire. Questa formula si può scrivere anche in un modo diverso. Si può scrivere nel seguente modo: in ogni nodo, la somma delle correnti entranti, adesso vediamo che vuol dire, è uguale alla sommatoria delle correnti uscenti in ogni nodo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi prendiamo un nodo qualsiasi del nostro circuito. In quel nodo possono succedere due cose.
o una corrente entra nel nodo, oppure una corrente esce dal nodo. Una di queste due cose può fare. Fate la sommatoria delle correnti entranti e la ponete uguale alla sommatoria delle correnti uscenti. Oppure fate la differenza e la ponete uguale a zero. È la stessa cosa. Ora, perché somma algebrica? Somma algebrica perché, come abbiamo già visto, le correnti hanno un segno, hanno un verso di percorrenza e quindi hanno il loro segno più o meno. Per convenzione, e ripeto per convenzione, quindi potete anche decidere di fare al contrario, è la stessa cosa, cioè, non ha senso non andare, non rispettare la convenzione visto che la utilizzano tutti. Per convenzione, le correnti entranti in un nodo si prendono con il segno più. Quindi queste, ovviamente se quindi allora da questa qui ci viene fuori che la sommatoria delle correnti entranti meno la sommatoria delle correnti uscenti è uguale a zero. Praticamente le correnti entranti si prendono con il segno più, mentre quelle uscenti dal nodo si prendono con il segno meno. Quindi tutte le correnti, adesso lo vediamo con un esempio che si capisce meglio, tutte le correnti uscenti da un nodo le prendete con il segno meno, ci mettete un segno meno davanti, mentre quelle entranti con il segno più. Quindi sommate quelle entranti, sommate quelle uscenti e fate la differenza, sostanzialmente. E questa è una convenzione perché potete prendere il contrario. Cioè potete prendere quelle uscenti positive e quelle entranti negative. È la stessa cosa, perché? Perché se voi qui cambiate di segno, vi viene meno qui e più qui. È la stessa cosa, ovviamente. Però per convenzione si usa fare in questo modo. Allora, vediamo un attimo. Intanto da dove arriva questa legge di Kirchhoff? La legge di Kirchhoff ha i nodi, che ci dice che le correnti entranti sono uguali a quelle uscenti in ogni nodo. Deriva direttamente dalla conservazione della carica, sostanzialmente. Cioè, cosa sta dicendo questa legge? Che cosa ci sta dicendo? Che la corrente che entra in un nodo deve necessariamente essere uguale alla corrente che esce dal nodo, per forza. Altrimenti, vuol dire che ci sono delle perdite o degli accumuli di carica in quel nodo. Altrimenti, ovviamente, se entra una tot quantità di corrente non può uscire una quantità di corrente superiore oppure inferiore, altrimenti c'è una perdita di carica o accumulo di carica. Ok, e questo per ipotesi non c'è, non è vero. Applichiamola praticamente. Vediamo un esempio, quindi vediamo un circuito e applichiamo questa legge di Kirchhoff, che come vedrete è una banalità, perché è molto facile da applicare. Allora, quindi ripeto, se ve la chiedono a livello orale, cosa dovete dire? Che ammesso che nel nodo non ci siano accumuli o perdite di cariche, in quel nodo la somma algebrica di tutte le correnti deve essere 0. Cioè, nel nodo la quantità di corrente che entra deve necessariamente essere uguale alla quantità di corrente che esce, sostanzialmente. Quindi se fate la differenza deve fare 0. Ok. Vediamo un circuito abbastanza semplice e applichiamo la legge di Kirchhoff a ogni nodo. Se la applichiamo a ogni nodo, sicuramente riuscite a capire come si applica perché, vi ripeto, è una banalità. V R1, poi qui abbiamo e poi qui. Ok, vi ho messo abbastanza nodi in modo tale che possiamo applicarla diverse volte. Allora, numero di nodi. Vediamo i nodi. Allora, qui abbiamo un punto di interconnessione tra V e R1, quindi questo è il nodo A, attraversiamo R1, questo è il nodo B. Vedete, c'è un punto di interconnessione tra R1, R2 e R4, l'abbiamo già visto. Attraversiamo R2 e troviamo il nodo C. Attraversiamo R3 e troviamo il nodo D, che è uguale anche a questi qui, perché c'è un filo conduttore, D. I nodi sono 4, quindi dobbiamo scrivere 4 equazioni. Ogni equazione ad ogni nodo. A, B, C, D. Nodo A, nodo B, nodo C e nodo D. Allora, prendiamo il nodo A. Nodo A. Allora, intanto, la prima cosa che dovete fare quando andate a
ad applicare la prima legge di Kirchhoff e di fissare il verso delle correnti. Come già vi avevo detto, quando andate a scegliere il verso delle correnti in ogni ramo, perché in ogni ramo teoricamente scorre una corrente diversa, quindi come avevo già detto, in ogni ramo bisogna trovare la corrente, ve l'avevo già detto, il verso che scegliete è arbitrario, cioè è la stessa cosa, se prendete versi diversi è la stessa cosa. Allora, quindi, questa la chiamiamo icon 1, poi questa la prendiamo così, icon 4, è la stessa cosa, potete prenderle come volete, i due, io le sto prendendo così, e questa la prendiamo così, i tre. Ovviamente qui è inutile che la vada a scrivere perché è i1, vedete? Cioè questa ovviamente è i1, ma chiamiamola i V e vediamo quanto è uguale. Allora, nel nodo A, allora andate a vedere quali correnti sono entranti. Allora, la corrente entrante qual è? La corrente entrante è IV, quindi IV, e la prendete con il segno più perché le correnti entranti si prendono con il segno più. Poi I1, non ci sono più correnti entranti. I1 è una corrente uscente, quindi va presa con il segno meno. Meno I1. Non abbiamo più correnti nel nodo A, uguale a 0. E quindi questa cosa ci viene che banalmente IV è uguale a I1. Ma questo è ovvio, perché la corrente che entra in questo nodo qui, che è IV, deve essere uguale a quella che esce, che è di nuovo IV, che sarebbe I1 praticamente. È ovvio che la corrente che entra deve essere uguale a quella che esce. È una banalità. Poi nodo B. Quali sono le correnti che entrano? Le correnti che entrano sono I1, vedete? Entra nel nodo B, e I4 che entra nel nodo B. Quindi I1, segno più I4, perché sono quelle entranti. Quelle uscenti quali sono? Solo I2. Quindi meno I2 uguale a 0. Nodo C. A nodo C quali sono le correnti entranti? Le correnti entranti sono I2 e I3. Quindi I2 più I3 è uguale a 0. Nodo D. A nodo D, che è questo qui, che è la stessa cosa di questo, che correnti entrano? Allora, praticamente I3 sta uscendo, I4 sta uscendo, IV sta uscendo, quindi sono tutti uscenti. Quindi meno IV, meno I4, meno I3, uguale a 0. Vedete? Da questo nodo qui esce anche IV, vedete? Questo nodo è uguale a questo. Quindi da questa esce questa, qui esce I4, qui esce I3, ma sono lo stesso nodo e quindi escono tutte da nodo D. Come vedete, è abbastanza semplice applicare la prima legge di Kirchhoff. Sostanzialmente cosa dovete fare per applicare la legge di Kirchhoff? In ogni ramo scegliete un verso di percorrenza delle correnti, dopodiché che cosa fate? Andate a vedere in ogni nodo quali sono le correnti entranti e le prendete con il segno positivo. Vedete le correnti uscenti, le prendete con il segno negativo. Fate la somma algebrica e la ponete uguale a 0 per ogni nodo. E avete le equazioni. 4 nodi. Abbiamo ottenuto 4 equazioni. Vedete? 1, 2, 3 e 4. Ok. Ovviamente poi questa le equazioni di Kirchhoff praticamente le utilizzerò in. Farò un'esercitazione a parte dove marcherò sempre di più questi concetti, però comunque in ogni circuito applicheremo queste leggi Kirchhoff, quindi le saprete abbastanza bene, specialmente la seconda legge Kirchhoff, quella alla maglia si applica spesso, quindi non vi preoccupate se non faccio altri esempi, poi li farò a esercitazione. Nel prossimo video andremo a vedere la seconda legge di Kirchhoff, che è un po' più complicata da utilizzare. Quindi la prima legge di Kirchhoff finisce qui. Abbiamo visto da dove arriva, dalla conservazione della carica, abbiamo visto come si applica e basta. Ci vediamo al prossimo video.